Buongiorno da Whip Channel. Oggi ci troviamo in compagnia di Daniele Pierangeli, professione wedding photographer, possiamo dirlo in inglese. Certo che Ciao possiamo Daniele, dirlo, ciao grazie che Sandra, sei con buonasera. noi oggi. Titolare dell'agenzia Jai Studio. Io sono stata subito curiosa nel sapere che cosa significa Jai. Allora, questa è una cosa simpaticissima per quanto mi riguarda, perché durante lo startup dello studio, durante i vari brainstorming che facevo con le persone che mi erano più vicine, più care, dall'unione che c'è con mia moglie, dalle cose che poi fondamentalmente ci piacciono maggiormente, per quanto riguarda me lo yogurt e per quanto riguarda lei la marmellata, è Le uscito fuori questo J che sta per Jam and olive. Yogurt. E Molto, molto infatti singolare quello. inizialmente il login doveva essere una scatolina di una confezione di yogurt accanto ad una Bellissimo, linea. molto bello. No, è uscita un po' per caso, per gioco, e poi alla fine abbiamo deciso di inserirla proprio come nome del brand. Daniele, voi siete i custodi delle emozioni. Il giusto approccio con il cliente in un rapporto così importante, qual è? Beh, il rapporto con il cliente è una cosa fondamentale nel nostro lavoro. Il nostro rapporto deve essere di amicizia e allo stesso tempo professionale. Rimanere a contatto tutto il giorno del matrimonio insieme alla coppia per un periodo di tempo così lungo ed entrare nella loro intimità per quelle 10-12 ore di matrimonio ci permette di rendere per loro vivi quei ricordi che dovranno rimanere immutati nel tempo. Quindi il nostro scopo è quello di metterli il più possibile a loro agio senza fargli sentire la pressione per tutta la giornata della macchina fotografica. Daniele, potresti definire il vostro stile e soprattutto ciò che vi distingue dagli altri? Questa è una cosina un pochino difficile da definire, perché ormai con la fotografia di matrimonio che negli ultimi anni ha avuto comunque un exploit abbastanza variopinto per quello che può riguardare i generi, i tipi e gli stili fotografici proprio, nel racconto e nella descrizione di quella che è la giornata di un matrimonio, potremmo inserire il tipo di fotografia che facciamo a studio come una sorta di editoriale e allo stesso tempo di racconto fotogiornalistico. Non amo tirar fuori paroloni come possa essere il blasonatissimo reportage, che vuol dire forse tanto o forse troppo poco, però allo stesso tempo comunque contiene il significato reale di quello che è poi il racconto effettivo della giornata del matrimonio. Il vostro lavoro ovviamente non finisce la sera stessa del matrimonio, ma c'è una buona parte che riguarda la post-produzione. Che cosa consiste e soprattutto quali sono le tempistiche? Beh, c'è da dire che la parte non tanto più grossa del lavoro o comunque del rapporto tra cliente e fotografo sta da quando il matrimonio poi effettivamente è già finito, il giorno del matrimonio. La post-produzione ormai, soprattutto nell'era del digitale, è diventata un qualcosa di fondamentale e che sicuramente conferisce il carattere, lo stile e la propria visione fotografica a seconda di chi effettua la post-produzione e di come viene effettuata. Noi cerchiamo in questo ambiente in cui la consegna poi del materiale, del prodotto finito, avviene nei più disparati modi e tempistiche, cerchiamo di mantenere ancora vivo il ricordo del giorno stesso, non allontanandoci troppo dalla data del matrimonio, ma allo stesso tempo lasciando alle coppie assaporare un po' e bramare per avere le foto in una tempistica che ancora mantiene il picco alto del ricordo del giorno stesso. Quindi tendenzialmente entro i 90 giorni successivi al matrimonio forniamo le foto già post-prodotte, finite e pronte per la stampa. Non eseguiamo una dose massiccia di fotoritocco perché
crediamo che mantenere ricordi vivi nel tempo con la foto più immutata possibile rispetto a quella che poi è la realtà che andiamo a raccontare durante il giorno del matrimonio sia lo scopo principale del nostro lavoro. E quindi tutto ciò che riguarda foto di tocchi o interventi pesanti che possano alterare la realtà, cerchiamo di evitarli il più possibile. Quindi un ricordo più autentico possibile. Esatto. Il vostro studio viene scelto da tantissime coppie straniere per il loro destination wedding. Volevo sapere se c'è un approccio diverso nei loro confronti oppure esiste un linguaggio universale per tutti. Beh, c'è da dire che nella fotografia in generale credo che il linguaggio sia comunque universale. Nella fotografia di matrimonio, a seconda di quella che è la tradizione nel matrimonio stesso e del posto in cui poi ci si va a sposare, cambia molto sia l'approccio che il risultato. Per questo, a seconda del tipo di clientela che andiamo ad accontentare o comunque per la quale andiamo a lavorare, dobbiamo considerare quelle che sono poi le caratteristiche principali di quella che può essere la loro richiesta. Daniele, per concludere questa piacevolissima chiacchierata, volevo chiederti qual è il tuo scatto preferito? Scatto mio o di fotografi? Tuo. Mio. Sicuramente con la mole di foto che effettuo mensilmente facendo questo lavoro, di foto preferite ne ho tante. Però penso che per quanto mi riguarda probabilmente è quello che ancora non ho fatto. E allora in bocca al lupo nella tua ricerca. Grazie. Prego.